tutte le riviste scientifiche di epidemiologia e è stato uno studio disposto dall'Istituto Superiore di Sanità, cioè quindi al di là di chi poi muove critiche a singole indagini, ecco, cerchiamo anche sempre di capire quali sono i soggetti, cioè se io faccio una critica all'Istituto Superiore di Sanità, la mia critica vale per la critica fatta da Roberto Cenci, insomma. E là abbiamo fiori dei ricercatori, le strutture, le risorse e quant'altro, no? Quindi anche quando si cerca di apportare del discredito sull'operato di chi segue questi temi, cioè non è che uno vale uno. L'Istituto Superiore di Sanità, una ricerca così, ha una sua valenza. Quindi una delle domande che volevamo fare è che tipo di futuro ha questa ricerca che per esempio avete fatto, cioè in termini paragonabili a livello scientifico, costituirà comunque riferimento per altre situazioni, no? Come la nostra. E concludo dicendo invece, ritornando allo studio Sentieri, abbiamo selezionato questa frase qui che non ci è piaciuta molto, no? E che negli eccessi di mortalità per malformazioni congenite e condizioni morbose perinatali è stato valutato possibile un ruolo dell'inquinamento ambientale a Massa Carrara, Falconara Marittima, Milazzo e Porto Torres. Ci spiegate innanzitutto, per farlo capire alla gente, cosa si intende per malformazioni congenite? Cioè uno magari pensa ai bambini, no? Non c'entra niente, vero? Ce lo spiegate? Cioè non è che non c'entra, ci spiegate un po' meglio per far capire cosa significa. Che sono presenti alla nascita, ma non è detto che sono riconosciute alla nascita, cioè il sesto dito o la mancanza si riconoscono e vengono segnalate alla nascita, l'ipospadia, queste cose, ma altre malformazioni, per esempio un rene solo, uno se ne accorge a 70 anni magari quando fa la prima ecografia o così via, quindi ci sono delle cause che vengono poi ritenute come mortali per malformazioni che sono dalla nascita ma si sono poi dimostrate e ha dato luogo alla patologia in anziani. Noi francamente per Falconara questo cosa non lo abbiamo rilevato. Per spiegare lo studio siamo dati diversi, però ti ricordo che il dato loro era più recente, il dato nostro è confermato prima, quindi non è del tutto paragonabile. La cosa sono sovrapponibili, alcuni risultati sono sovrapponibili totalmente, altri lasciano. Infatti la domanda gliela ponevo anche per far capire alle persone che su queste tematiche non è che ha indagato solo la Marche, cioè non ha indagato solo la Marche, in questo caso è stato l'Istituto Superiore di Sanità, poi magari Mario Pini ci può spiegare cosa hanno utilizzato loro, no? Hanno utilizzato le schede. Sono schede Istat? Schede Istat, sì. Schede Istat. La domanda successiva è questa, visto che abbiamo dei ricercatori con noi. Le malformazioni congenite, da che cosa sono determinate? Perché se a Massa Carrara, Falconara e Porto Torres ce ne sono di più, ci sarà una ragione, non so. No? Perché mangiamo pesce, non so, adesso lo conto così. Sono determinate, sì. Allora, è difficile dire da cosa sono determinate. Sicuramente alcuni tossici, alcune sostanze chimiche, tossiche sono in grado di... una delle sostanze che sicuramente, dei fattori fisici che sicuramente danno malformazioni sono le reazioni ionizzanti. Questa è la cosa più comune. Ma esistono parecchie sostanze che sono in grado di legarsi direttamente o indirettamente alla struttura genetica, al DNA, e quindi sono in grado di alterare l'espressione dei geni e dar luogo quindi alla malformazione, specialmente se si è avuto un'esposizione o in fase precoce fetale, ma addirittura dei genitori, addirittura esposizioni a livello genitoriale, non sembra neanche a livello solo del DNA ma anche delle proteine, quindi è abbastanza complicata la cosa. Sicuramente esistono sostanze inquinanti ambientali che possono essere in grado di... E purtroppo noi siamo in questo elenco anche in questo caso. E, c'è un'altra domanda qui che anche qui al tavolo non c'è chi può rispondere, però insomma
prendetela come uno spunto di riflessione, no? Queste istituzioni magari in sala possono, in questo caso comunali, possono riflettere, trovare un modo insomma di verificare. Perché non vengono più resi noti i dati giornalieri relativi alle emissioni nell'aria delle sostanze inquinanti che si possono rilevare dalle varie centraline poste nei quartieri di tutto il comune? Grazie. Anche qui sulla questione delle centraline sarebbe da dire che non è marginale comunque il discorso delle polveri sottili, del PM10, del PM2,5, cioè le polveri quelle ulteriormente sottili rispetto al PM10, proprio una cosa proprio velocissima. La legge italiana stabilisce un limite per le PM10 che sono quelle più grosse. C'è un'altra domanda qui che anche qui al tavolo non c'è chi può rispondere, però insomma prendetela come uno spunto di riflessione, no? Queste istituzioni magari in sala possono, in questo caso comunali, possono riflettere, trovare un modo insomma di verificare. Perché non vengono più resi noti i dati giornalieri relativi alle emissioni nell'aria delle sostanze inquinanti che si possono rilevare dalle varie centraline poste nei quartieri di tutto il comune? Grazie. Anche qui sulla questione delle centraline sarebbe da dire che non è marginale comunque il discorso delle polveri sottili, del PM10, del PM2,5, cioè le polveri quelle ulteriormente sottili rispetto al PM10, proprio una cosa proprio velocissima. La legge italiana stabilisce un limite per le PM10 che sono quelle più grosse, chiamiamole così per capirci. Per le 2,5, che sono quelle più sottili e quindi quelle più pericolose, perché? Perché più sono piccole e più il nostro apparato respiratorio in qualche modo ha difficoltà a trattenerle e quindi arrivano fino agli alveoli, per quelle lì non c'è un limite di legge previsto. Per il PM10 sono i 50 microgrammi al giorno come media giornaliera, e quindi anche quando si parla di polveri sottili, che purtroppo io devo dire che non mi capita di leggere sui quotidiani di articoli di approfondimento ovvero di questo tema qua, che sono anche fonte di crisi asmatica e patologie soprattutto nei bambini, e questo anche è venuto fuori in una delle relazioni che troverete in quel foglietto relativamente ai ricoveri di ragazzi da 0 a 14 anni di questa area. Parliamo di ricoveri, non di decessi, però ecco, sono tutte evidenze della criticità che sono presenti, per cui anche quando si sono fatti interventi su queste tematiche erano tutt'altro che banali e tutt'altro figlie di strumentalizzazioni politiche. Dietro a tutto questo c'è un'attenzione alla salute delle persone e le istituzioni dovrebbero riflettere un pochettino di più. Esistono analoghi studi sulla popolazione che vivono in prossimità dei rigassificatori. Ah, i rigassificatori, le leucemie, c'entra niente. Questo direi che ce lo diciamo. Poi se ci sono gli studi, lascio rispondere a loro, però attenzione, non mischiamo le cose. Cioè qui si parla di esposizione a un certo tipo di inquinante, raffineria. Tra l'altro questo territorio c'ha anche altre esposizioni, non c'ha solo la raffineria. Tutti quanti abbiamo traffico veicolare. No, volevo tornare su una domanda che mi ha fatto prima, che secondo me è importante per dare l'ultima chiusura di questa serata. Io vi devo ringraziare, cioè, devo ringraziare questa comunità, i suoi rappresentanti politici, il professor Ranghetti, i comitati, perché secondo me ci avete permesso una messa di dati importante per la comunità scientifica nazionale. La pubblicazione di articoli scientifici è una fatica microba, quindi no, prima di poter parlare di un successo dobbiamo aspettare cosa succederà, però insieme ai miei colleghi stiamo scrivendo un articolo che racconta di questi dati, di questa storia, e puntiamo a una pubblicazione internazionale di altissimo livello. Poi lo dico qua, poi magari non succederà perché è talmente complicato e lunga la storia per riuscire a pubblicare una cosa, lo sapete, però si passa attraverso una lunga serie di valutazioni, eccetera, per cui riuscire a pubblicare è molto difficile. Però dal mio punto di vista, diciamo, io sono un ricercatore, la mia vita ho passato la vita a pubblicare,
l'esperienza che ho che qua è di altissimo interesse, perché è interesse perché nasce dall'interesse delle istituzioni e dei cittadini insieme, e si costruisce insieme un metodo di lavoro collettivo che raggiunge dei risultati di conoscenza. E la conoscenza in più adesso è questa, che noi diamo un messaggio alle popolazioni in giro che di fronte al fatto che vengono costruite queste raffinerie, che allo stato attuale paiono strumenti ancora indispensabili per lo sviluppo economico, eccetera, bisogna che le case siano lontane. Cioè uno deve capire questa cosa semplice, che però sembra banale, però voi sapete da quanti anni, sono 30 anni, 40 anni che sappiamo che il benzolo è un problema cancerogeno. Però siccome poi a fianco di questa cosa succede che poi le singole legislazioni nazionali ci mettono un limite, e per cui dici dopodiché va a misurarsi sotto il limite, allora stiamo bene. No, non stiamo bene. Questa esperienza di questa comunità ci fa dire questa cosa, e questa è un'informazione utile alla comunità scientifica, utile alla sanità pubblica internazionale. E per cui io vi ringrazio, perché noi scriveremo questa cosa. Io direi che chiudiamo qui la serata. Io non posso che andare con un pensiero a delle persone che conosco, che vivono nelle case popolari che sono state recentemente costruite proprio di fronte alla raffineria. Perché questo è un esempio tangibile di cosa significa non ascoltare le indicazioni della prevenzione, della medicina e della scienza. Buonanotte a tutti, aiutiamoci sostenendoci per mantenere alta l'attenzione su questi temi. Grazie, buonanotte.